Buonasera amici, io sono Miriam e siamo ancora su TV Visto di 85 con la mia danza contest. Veramente ringrazio a tutti perché la prima puntata è andata veramente benissimo, è stata meravigliosa, abbiamo avuto uno share veramente altissimo, quindi continuate a seguirci. Bene, non perdiamo tempo e andiamo anche oggi a presentare la nostra giuria d'eccellenza e partiamo dal maestro danzatore Anton Malsev direttamente da San Pietroburgo. Anton è un danzatore e un maestro, è diplomato all'Accademia Vaganova di San Pietroburgo e una delle più eccellenti accademie internazionali, quindi abbiamo veramente una giuria d'eccellenza. Andiamo a salutare il maestro e buonasera Anton. Buonasera a tutti. Benvenuto, buonasera. Benvenuto anche oggi a questa nuova puntata. Oggi ti toccherà veramente da vicino. Bene, ripresentiamo la nostra giurata Federica Morini. Ciao, buonasera a tutti. Eccola, eccola qua. E andiamo avanti, presentiamo il nostro, la nostra guest, il nostro ospite speciale in tutto il suo splendore, oggi veramente luccicante, Drag Calypso. Ciao. Ciao Miriam, sì, talmente ciao. Luccicante che assomiglia a un petardo esploso a Capodanno praticamente, non no, ti ricorda? Sei bellissima, questa... sei bellissima. Grazie mille, davvero sempre onorato di essere qui, siamo già alla seconda puntata, sì. Ma prima di andare avanti hai detto qualcosa di tutti quanti giurati, ma è giusto anche ricordare qualcosa di te. Io so che nel 2010 hai partecipato a un concorso internazionale in Spagna dove si danzava nello specifico la composizione coreografica e addirittura l'hai vinto. Sì, com'è stata come emozione? No, in realtà c'erano tutti gli stili, per cui uno poteva partecipare, si danzava ancora ai tempi. Non che adesso non danzo più, ma sono un po' fuori forma. E no, partecipai a questo concorso molto importante in Spagna e appunto ricevetti questo premio, per me inaspettato veramente, perché ricordo ancora come sono stata premiata e sì, non lo dico, ma sì, vinsi per miglior coreografia, avevo 25 anni, per cui ero una ragazzina insomma. Grazie, comunque sì, ho fatto un po' di cose nella mia carriera, per cui ecco, non sono cascata qui alla mia danza contest per caso, come si dice, ho portato la cicogna, ma comunque siamo tutti nel campo della danza e tutti col nostro bagaglio di esperienza veramente importante, ecco perché portiamo prestigio appunto a questo programma. Grazie ancora comunque di averlo ricordato, Calypso. Prego, grazie. prego. Bene, andiamo avanti ed entriamo nel vivo di questa brillante ed elegante puntata. Oggi andiamo a Mosca e quindi ricordiamo la città di Mosca, che offre un patrimonio culturale e artistico veramente importante. È importante anche per noi italiani, perché comunque Russia e Italia è sempre stato un buonissimo connubio nel campo artistico e culturale. Ricordiamo che a Mosca sono nate molte personalità letterarie e ricordiamo il simbolo di Mosca, che è il Cremlino. E per quanto riguarda la danza, ricordiamo l'Accademia Statale di Coreografia, la prestigiosa Accademia Statale di Coreografia di Mosca e il Bolshoi, quindi che conosciamo veramente tutti. Ecco perché oggi per il nostro giurato tocca dal vivo, diciamo, lo tocca dal vivo questa puntata, perché proprio andiamo a casa sua, perché presentiamo due ragazze fantastiche. Sì. Sì, Miriam, presentiamo due ragazze molto molto belle, ok, Anna e Jana, che sono appunto di Mosca, della Russia, e anche loro porteranno appunto come categoria la composizione coreografica, quindi vediamo un po' come sono, chi sono, voglio conoscerle? Sì, andiamo a scoprirle. La nostra carriera da ballerine è iniziata molto tempo fa. Sono stati i nostri genitori a portarci alla scuola di danza quando avevamo 2 anni. Tuttavia,
possiamo definirci ballerine da quando avevamo 10 anni, quando è stata una nostra scelta continuare e migliorarci. È difficile spiegarlo in poche parole. Probabilmente è la nostra migliore amica. Non possiamo stare lontani per molto tempo. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro e ci preoccupiamo l'uno dell'altro. Quando succede qualcosa, che sia una cosa bella o brutta, la condividiamo. Non ci sentiamo mai soli. Non ci fermiamo mai. Cresciamo e la nostra danza cresce con noi. Cerchiamo di stare al passo e di essere sempre allo stesso livello. Questo è anche ciò che amiamo di più della danza. Non importa quante ore passi nello studio di danza, non sarai mai il migliore. Ma se pensi di aver raggiunto la perfezione, finirai molto indietro rispetto agli altri in un secondo. Porterà a crescere e porterà a molte altre collaborazioni e successi. Fantastica questa meravigliosa presentazione di Anna e Iana, e mi ricollego proprio a loro e a quello che hanno detto. La danza per un danzatore è il proprio bisogno, la propria necessità, e non è tanto arrivare o ad avere sempre il prestigio. E mi ritrovo molto in questo, è proprio il loro bisogno, non riescono a far senza, e quello che noi sentiamo e viene dal cuore, dall'anima, no? Quindi bellissima presentazione di queste due ragazze. Sei d'accordo con me, Calypso? Davvero, davvero molto molto toccante le loro parole. Complimenti anche per l'italiano, perché so che non deve essere facile tradurre dal russo all'italiano. E spiegano anche quello che è proprio il loro concetto di danza, quindi davvero, che poi è l'arte in sé, l'arte in generale. Poi adesso parliamo di danza, però nell'arte in generale è proprio quell'elemento di cui uno non può fare a meno, quindi davvero complimenti. Assolutamente, anche perché se pensiamo anche alla parte pedagogica, se vogliamo, psicologica, noi maestri studiamo che il bambino che si affaccia per la prima volta alla danza è per un bisogno, per una necessità. Per cui grandi, 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 grandi. Bene, allora vuoi presentare la loro coreografia? Volentieri, Miriam, le presento io. Le abbiamo appena viste Anna e Iana Petropolska, che ci presentano, sempre nella categoria composizione coreografica, un brano di Mila Milovic dal titolo Le Amiche, coreografata da Giulia Kashkina. Только не пустота, я боюсь тебя, подруга. Только не пустота, мы не можем друг без друга. Ты не со мной, я не с тобой. Сбылась мечта, ты не со мной, я не с тобой. Здесь пустота. Ты один, красота, будет новая подруга. Я одна, красота, будет время для досуга. Ты не со мной, я не с тобой. Сбылась мечта, ты не со мной, я не с тобой. Здесь пустота. Только не пустота, я боюсь тебя, подруга. Только не пустота, мы не можем друг без друга. Ты без меня, я без тебя. Вернись, мечта, ты для меня, я для тебя. Скинь пустота. Thank you.
bellissima questa coreografia, questo brano, anche come composizione, come contaminazione, c'è cioè un po' di tutto, partendo dalla danza contemporanea, andando, credo, vedendolo, andando più nel cuore della loro cultura, per cui bene. Ma chiediamo appunto ai giurati, no? Perché io qui conduco il programma, ricordo, e quindi non posso dare alcun giudizio se non così in modo molto semplice, e quindi andiamo invece a chiedere ai giurati appunto che cosa ne pensano, e partirei direttamente dal maestro Anton Malsev. I like yours because it's very synchronistic together. Sincronia, sì. Yeah, sincronia. And I didn't see music, but I think it's very musical because their body are very flexible and expressions. I think. Yes. After you can look in our channel Instagram, La Mia Danza, yeah. Contest, yes, and you can look. Okay. Thank you very much. Calypso, andiamo direttamente a te oggi. Va bene. Cosa mi vuoi chiedere? Mi fai quasi mi timore. Cosa ne penso? Allora, sicuramente quello che traspare dalla coreografia è la stessa identica cosa di quello che loro hanno detto durante la loro presentazione, quindi la passione, la sintonia, l'empatia nei movimenti, che è una cosa secondo me fondamentale quando si parla di danza, e il gioco di luci, l'idea di dover fare un montaggio anche bianco e nero, quindi proprio ha ricreato un ambiente non solo a livello coreografico ma proprio anche tutto ciò che c'è stato dietro, molto molto emozionante. Quindi anche a me è davvero, c'è stato un momento in cui ho avuto i brividi, perché la canzone con tutti i loro movimenti e l'effetto bianco e nero con questo gioco di luci mi ha davvero emozionato. Sì, diciamo che sì, vedeva benissimo il cuore, l'anima, no? Di queste due ragazze, per questo è veramente bello. Bene, Federica? Beh, credo che loro siano, cioè comunque ce l'abbiano proprio dentro questo sentimento per la danza, e lo esprimono con il corpo e attraverso queste emozioni veramente in modo eccellente. Complimenti e nient'altro, direi. Sì, perché Fede, ricordiamoci, la danza comporta anche tanto sacrificio, tanto impegno, tanto lavoro. Assolutamente. E il lavoro traspare, ragazzi, il lavoro traspare. Quindi è vero anche che dobbiamo dare energia, dobbiamo essere dentro a quel personaggio, ma è vero anche che dobbiamo lavorarci sopra, e c'è tanto lavoro e sacrificio dietro, ore e ore di prove. E in questo permettetevi, ragazzi, di spezzare una lancia a favore di queste ragazze, si vede, no? Traspare proprio. Quindi bene, brave ragazze. Anton, oggi appunto perché questa puntata ti tocca dal vivo, andiamo a chiedere al maestro Calypso, poi se vuoi anche tu intervenire in questo senso, certo, sarebbe molto molto carino. Vorremmo vedere dal maestro qualche esercizio utile per la danza maschile, ok? La danza classica, il balletto per quanto riguarda i maschi, quindi i bambini. Spezziamo una lancia a questo favore, perché dobbiamo su far crescere la danza maschile anche in Italia, no? Ovviamente in Russia possiamo dire vi è un'altra cultura, e quindi sono molto vicine alla danza, come per noi purtroppo soltanto in Italia funziona per il calcio, ma invece vogliamo far crescere anche nel nostro paese la cultura, l'arte della danza in modo sano e giusto, e anche con qualche consiglio utile. Hi Anton. Hey darling. I have one question for you, okay? Which advice propose for boy dancers? You know, for boys it's very important jumping, именно salti. Because la danza masculina it's salti, and for to jump you should jump
a lot of time, a lot of jump. Yes, more jumping, more power to jump and to show la forza masculina. Sì, it's my opinion. Ah, ok. Sì, per i maschi ha detto il maestro Anton che è molto importante il salto e la forza fisica, quindi molto, molto si incentra su questo. Oltre che ricordiamo che l'uomo nasce come porteur, no? Nella danza, per cui sì, giusto, giusto, bene. Ok, Anton, I understand. Which exercise you propose today? You know, in classical ballet we have three levels in jumping. Okay. First level, it's from two legs on two legs. It's first. Okay. Second level, it's from two legs on one leg. Yes? And the third time, terzo, it's from one leg to one leg. Yes, it's more difficult, it's the most difficult. Ok, quindi bene, bene, grazie Anton. Quindi ha proposto un esercizio graduale, okay. Calypso graduale, prima con due gambe e poi con una gamba nel salto. Quindi grazie Anton. Thank you, Anton. Bene amici, siamo arrivati al termine di questa meravigliosa e grandiosa ed elegante puntata. Io voglio lasciarvi così, con una citazione di un grandissimo nella danza che ora purtroppo ci guarda dall'alto ed è Rudolf Nureyev, ovvero la danza è la perfetta cristallizzazione di ogni singola emozione. Giusto Calypso? Giustissimo, giustissimo Miriam. E direi anche di concludere con il nostro motto, Miriam, ok? Quindi ricordatevi che uniti si può! Ciao! Ciao.